Eccoci qua, adesso mi dovreste sentire, eccoci qua. Francesco, tu devi attivare il microfono, adesso ci siamo. Scusate, come al solito è un esperimento, quindi tutto potrebbe andare storto in ogni momento, ma anche tutto potrebbe migliorare. Francesco, buonasera! Buonasera. Francesco, non si può partire senza la sigla, quindi io ripartirei da capo. Vuoi ripartire con la sigla? E allora ripartiamo con la sigla. Eccola qua, allora benvenuti a Tutta a Casa, siamo Francesco Lancia e Francesco De Carlo, coloro che vi accompagnano per questo viaggio all'interno di un domicilio forzato per tutti noi, che a quanto pare dobbiamo fare, si è anche leggermente spostata la webcam. Eccolo qua, è un'avventura questa, quindi sì, ci sono dei problemi tecnici, di cose che non vanno, ma le aggiustiamo in tempo reale. Come stai, Fra? Molto bene, molto bene. Vedo che ci stanno tantissime persone in ascolto. Cosa ci fa molto piacere, perché abbiamo tutta la voglia di farci compagnia tutti insieme. Siamo costretti a stare dentro, ma ne vedremo delle belle. Ci saranno tanti ospiti anche oggi, alcuni veramente inattesi. E soprattutto, fra poco è prevista una conferenza stampa del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, e la guarderemo insieme. Ovviamente ci stanno delle notizie, noi vi avevamo detto che saremmo venuti in onda e qui stiamo. Quindi... sì, ovviamente sì, la proveremo a sentire insieme. Io non so se si può fare a livello di diritti, cioè se noi possiamo fare in un riquadrino la conferenza stampa. Io immagino sia pubblica, perché Palazzo forse Chigi... è il caso di indagarlo prima di farlo, perché ci manca solo al massimo... che ci arrestano per una cosa del genere. Io non credo che sia, ragazzi, è il Consiglio dei Ministri, ci saranno i diritti su quella messa in onda, è su YouTube gratis, quindi immagino che sia disponibile. Proveremo a sentirla insieme, poi dopo la conferenza stampa andremo avanti, ci avremo un sacco di cose da fare, quindi potete anche sentirla qui, la conferenza stampa con noi. Poi se ci saranno problemi di diritti, ragazzi, tanto è un'avventura, chiuderemo e faremo al volo un'altra diretta, riapriremo e questo video sarà segato. Tantissimi gli ospiti, non ve li possiamo anticipare, ma anche perché, come sapete, ormai è già la terza serata. Ieri eravate tantissimi, eravate più di 1300, un totale di quasi 30.000 visualizzazioni con picchi di 1300 utenti. Ragazzi, sono numeri da capogiro, per i quali vi ringraziamo. Oggi ci hanno chiamato telegiornali, persone che ci ringraziano, giornali. Siamo veramente contenti. Ovviamente condividetela sul vostro profilo, così che si possa essere sempre più persone a stare tutti a casa insieme, anche perché insomma oggi di cose da fare ce ne abbiamo tante. Premesso che ci sono un po' di problemi di connessione durante le prove che facciamo alle 9:15, abbiamo avuto qualche piccolo contrattempo, ma magari miglioreremo. Quindi dicevo, ci vedremo la conferenza stampa fa poco più di 5 minuti e poi proseguiremo dopo con tutto quello che abbiamo preparato, che è, Francesco, niente, nonostante abbiamo tantissimo tempo a nostra disposizione. Ci siamo guardati tutto il giorno, praticamente abbiamo fatto prove su prove tecniche, ma non di contenuto, quindi figurati però quanto potrà però andare bene la finta diretta, cioè il tentativo di rimettere in diretta Conte, chissà come andrà, veramente non ne abbiamo idea, è un esperimento dopo l'altro. Fammi dire due cose, Fra, in tantissimi mi si stanno proponendo per partecipare a questo programma e la risposta è sì, più o meno a tutti. Chiaramente non è che possiamo fare 20 secondi ognuno, quindi cerchiamo di accontentare tutti, fare piccoli frammenti con i vostri preferiti e con anche nuovi ospiti che si sono appassionati al progetto. Avevamo promesso una live su YouTube, ma come promesso, cioè come immaginavo, l'ho anche detto più volte, non riusciamo a farla, perché questo accrocco software, attenzione, forse invece sì, colpo di scena, forse la riesco a farla partire adesso, non lo so, ci provo, vediamo. Non andate via da Facebook, rimanete pure, ma siamo già a 1995 spettatori. Sì. Okay. Va bene, comunque qua ero basito un attimo.
Gli ospiti mi chiedono se possono entrare, incominciano a bussare alle nostre porte. Allora, chi incomincia a entrare alle nostre porte? Perché li facciamo entrare, ma poi ci andiamo a vedere la conferenza di Conte, quindi È prevista alle 9.40. Alle 9.40 in genere sono puntuali, quindi chi vuoi far entrare? Vogliamo far entrare? Facciamoli entrare, tanto... Scrivimelo su WhatsApp, Francesco, tanto siamo io e te... lo leggiamo io e te. Grandi cose oggi vi abbiamo preparato. Prima eravamo 3.500 spettatori. Mizzica, ragazzi. Ringraziamo il Messaggero che ci ha intervistato oggi pomeriggio per sapere che cos'era questo progetto. Ringraziamo anche le tante webzine, non so come si dice, che stanno rilanciando questa bella cosa. Ricordiamo, l'abbiamo fatto completamente senza scopo di lucro, nessuno ci guadagna niente. Semplicemente dovevamo stare a casa, dovete stare a casa, perché è una roba, come ci ha detto ieri il professor Burioni, nostro ospite, è una roba super importante in questo momento, stare a casa e rispettare quelle che sono le direttive del governo. Per cui mi raccomando, state a casa e connettetevi alle 9:30 con... tutti a casa, così potete passare un'oretta e mezza, non lo so, in nostra compagnia. Allora, Fra, vogliamo far entrare il primo ospite? Mi hai scritto chi era? Ok, allora. Ma sì. Provo ad aggiungerlo, vediamo se ci riesco. Ovviamente abbiamo 3 minuti per presentarlo. No, non riesco ad aggiungerlo, purtroppo. Adesso capiamo perché. Questo di solito sono quelle situazioni in cui ti fanno perdere tanto pubblico. Perché l'hai aggiunto tu Fra oggi pomeriggio, e quindi lo devi aggiungere tu alla conversazione. Ah, è un onore, è un onore. Lo devi aggiungere tu alla conversazione, intanto io preparo tutto per la presentazione. Mi spiace, su YouTube proprio non riusciamo, cercheremo, magari chiederemo un aiuto a qualche tecnico di YouTube. Eccolo qua il nostro ospite che si sta agganciando, voi ancora non lo vedete, tra un attimo lo vedrete. E allora, a salire con noi, ancora no, a salire con noi, primo ospite di tutti a casa di questa sera, ce l'avete, è GE, ce l'avete qui, ed è Giovanni Vernia, eccolo qua. Ciao Giovanni. Aspetta che metto le cuffiette, se no non si sente nulla. Questa è una buona idea, e soprattutto non strillate nel microfono. Gio, c'hai 2 minuti, abbiamo 2 minuti perché sta per iniziare la conferenza stampa di Conte, per cui poi ce la guardiamo insieme in rigoroso silenzio per capire che cosa sta accadendo e poi per commentarla tutti insieme, d'accordo? Spero che tu abbia capito quello che ho detto, se non l'hai capito pazienza. Sì, senti, ragazzi, ci proviamo il discorso di Conte, se lo trasmettono su YouTube proviamo a farvelo vedere in diretta, in questo modo riusciamo magari tutti insieme a poi commentarlo subito dopo e a capire che cosa sta succedendo. Ricordiamo, questo non è un servizio di approfondimento giornalistico, non siamo in grado, è un momento di cazzeggio insieme, però ovviamente, vista la situazione, quando c'è il Presidente del Consiglio che parla, lo ascoltiamo, perché sono decisioni che potrebbero veramente riguardare tutti. Intanto benvenuto Giovanni Vernia. Grazie ragazzi, grazie. Allora Giovanni, come stai passando queste giornate a casa? Guarda, è stato... io non sono molto a casa perché, sai, vado in radio tutti i giorni. Non so voi come la gestite la cosa, noi ancora stiamo andando qua anch'io, a Roma. Anch'io vado in radio tutte le mattine e poi rientro rapidamente. Rientro a casa. Sì. Sto su Skype a lavorare su Skype, io ho collaboratori che lavorano a Milano. E poi oggi ho pubblicato anche un paio di stories perché sono tornato a casa e c'era la bimba, mia figlia, che ha 9 anni, ed era la prima lezione sul computer con la scuola, c'era la maestra faceva strano perché ti sentivi come in classe, no? Vedevi loro che facevano le domande, i bimbi, la maestra con la lavagna che gli stava insegnando le divisioni. Certo. E mi sono visto un attimo dall'esterno, come se fosse una telecamera che mi stesse inquadrando, e ho detto: caspita, stiamo vivendo un periodo, cioè, nel senso, questa roba rimarrà nella storia. Quindi, adesso stiamo vivendo sicuramente un momento storico, questo è poco ma sicuro. Ci vorrà probabilmente del tempo per poterlo raccontare, diciamo, con serenità, ma sicuramente ci sarà qualcosa da raccontare. Però conoscendo Giovanni, non conoscendo strillare, Giovanni, fra frase molto saturo, quindi abbassa un pochino la voce. Abbassa. Sì, grazie. Conoscendo Giovanni, sono sicuro che lui passerà le sue giornate
almeno da quello che vedo dall'inquadratura, a tenersi in allenamento, perché dietro c'è una panca e guarda che rigorosamente piegata, perché non viene utilizzata credo dal 74 e quindi anzi io l'unico scopo di questa chat, di questo streaming, sì, era quello di trovare un acquirente per questa panca. Quindi se qualcuno vuole acquistare questa panca, anche se non la vuole acquistare, io gliela regalo volentieri. Se la viene a prendere con mascherina, e io gliela do. A quanto la metti? A zero. Ah, gratis. Perché se la portano via, perché mia moglie non la può più vedere. Ma scusa, tu abiti pure vicino a casa mia, quasi quasi. Tanto è inutile, perché poi viene a casa mia e non la uso neanche io, però... Guarda, non la usi, fidati che non la usi. Però le cose gratis comunque sono sempre... Sì, la do. Allora ragazzi, io sto cercando di capire se riusciamo a trasmettere la conferenza stampa di Conte. Ovviamente sono, mi piace dire questa cosa, sono momenti concitati questi, perché stiamo cercando di capire appunto se la trasmetteranno anche su YouTube e così noi la si possa rimbalzare, oppure se la trasmettono su solo i telegiornali nazionali. In quel caso ragazzi rimettiamo il cartellone, ce l'andiamo a vedere, a sentire tutti, e poi rientriamo rapidamente. Intanto leggiamo un po' di commenti. C'è già chi si prenota per prendere la panca, sono più di uno. Si domandano però se è sudata, perché se è sudata immagino abbia più valore. Giovanni: è sudata, ma non bisogna cercare dei reperti. Sono stati sudati appunto nell'anno credo 1999, quindi sì, ma per poco, per molto poco. Quindi non l'hai lavata dal 99, questo aumenta il tuo il valore di quella panca. Se interessa sudata, io posso sudarla domani e gliela do sudata, non ho problemi. Allora, anche perché ho fatto una lezione di fitness, smart fitness, proprio questa sera, attenzione, perché adesso le palestre si stanno preparando per questa cosa che va alle lunghe. Certo. C'era la palestra dove vado, l'insegnante ha tenuto una lezione di addominali e robi su Facebook, come state facendo voi adesso, insomma. Quindi funziona lo stesso? Sì, perché ti senti, cioè lei ti, non so come faccia, però sembra come se ti vede, e ti sai come sono gli insegnanti della palestra, no? Sono questi militari molto severi, e ti riprende anche a distanza, quindi non so come faccia, però riusciva a farmi sentire una merda anche a giorno. tra l'altro bisogna anche stare attenti, magari stasera ne parliamo. Bisogna anche stare attenti a quello che si mangia, perché stando seduti, almeno io sto seduto praticamente tutto il tempo, il grosso rischio è che si prenda peso. E come sta passando la quarantena, lo vorrei chiedere anche al nostro quarto ospite, che dovrebbe essere, se sì, c'è un rientro di qualcuno, che è non è Luca Ravenna, a differenza di quanto c'è scritto, ma è Carmine Del Grosso. Benvenuto Carmine su Tutti a Casa. Ciao a tutti, mi sentite? Ciao Carmine. Come stai? Eccoci. Come stai Carmine? Ma bene, benissimo, okay. Benissimo. Tra l'altro ho lo stesso sfondo di Francesco, come Carlo. Siamo nella stessa stanza. Stai qua vicino a me. Sembra che stai qua. Ma il tuo è un divano ad acqua, che cos'è? No, questo è un letto, guarda, aspetta, alzo il PC, aspetta, vediamo se riesci. È di plastica? No, è un letto normale, è un letto quello col cotone, guarda. Ah, c'ha il cotone. Eccole ragazzi, le dichiarazioni di Conte. Scusa Carmine. Le andiamo a sentire insieme. Lavorando senza sosta. Vediamo subito. Vediamo. Per combattere l'emergenza sanitaria, per curare i nostri malati. Il mio grazie va anche a tutti voi che state rispettando le misure che il governo ha adottato per contrastare la diffusione del virus. Vi ringrazio, perché so che state cambiando le abitudini di vita, state compiendo dei sacrifici e so che non è facile, ma sappiate che queste vostre rinunce, piccole, grandi, stanno offrendo un grande contributo prezioso al paese. L'Italia, possiamo dirlo forte, con orgoglio, sta dando prova di essere una grande nazione, una grande comunità, unita e responsabile. In questo momento tutto il mondo ci guarda. Certamente ci guardano per i numeri del contagio, vedono un paese che è in difficoltà,
ma ci apprezzano anche perché stiamo dando prova di grande rigore, di grande resistenza. E io ho una profonda convinzione, vorrei condividerla con voi. Domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno, ci prenderanno come esempio positivo di un paese che grazie al proprio senso di comunità è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia. Siamo, lo ricordo, il paese che per primi in Europa è stato colpito più duramente dal coronavirus. Siamo anche quelli però che stanno reagendo con maggior forza, con la massima precauzione, diventando giorno dopo giorno un modello anche per tutti gli altri. Governare significa avere una visione a 360 gradi. Questa sfida, ormai lo sappiamo bene, riguarda la salute dei cittadini, è una sfida che mette a dura prova il nostro sistema sanitario nazionale, ma riguarda anche la tenuta della nostra economia, del nostro tessuto produttivo fatto di piccole, di medie imprese. Nelle scelte che ho fin qui assunto abbiamo tenuto conto, insieme a tutti i ministri, di tutti gli interessi, di tutti i valori in gioco. Ho fatto un patto con la mia coscienza. Al primo posto c'è e ci sarà sempre la salute degli italiani. Solo pochi giorni fa vi ho chiesto di cambiare le vostre radicate abitudini di vita, rimanendo a casa il più possibile, uscendo solo lo stretto necessario. La stragrande maggioranza degli italiani ha risposto, lo devo dire, in modo straordinario. Quando ha adottato queste misure, che limitano anche alcune delle nostre amate libertà, ero consapevole che si trattava di un primo passo e ragionevolmente non sarebbe stato l'ultimo. Oggi è chiaro, siamo consapevoli che in un paese grande, moderno, complesso come il nostro, bisogna procedere gradualmente affinché non tutti possano comprendere il difficile momento che stiamo vivendo e anche predisporsi per accettare i cambiamenti richiesti. Ora questo è il momento di compiere un passo in più, quello più importante. L'Italia rimarrà sempre una zona unica, l'Italia protetta, ma ora disponiamo anche la chiusura di tutte le attività commerciali, ecco qua, di vendita al dettaglio, ad eccezione dei negozi di generi alimentari, di prima necessità, delle farmacie e delle parafarmacie. Nessuna corsa, attenzione, non è necessario fare nessuna corsa quindi per acquistare cibo nei supermercati. Chiudiamo però negozi, bar, pub, ristoranti, lasciando la possibilità di fare consegne a domicilio. Chiudono anche parrucchieri, centri estetici, chiudono i servizi di mensa che non garantiscono la distanza di un metro di sicurezza. Per quanto riguarda le attività produttive, le attività professionali, va attuata il più possibile la modalità del lavoro agile, vanno incentivate le ferie, i congedi retribuiti per i dipendenti, restano chiusi i reparti aziendali che non sono indispensabili per la produzione. Industrie e fabbriche potranno ovviamente continuare a svolgere le proprie attività produttive a condizione che assumano protocolli di sicurezza adeguati a proteggere i propri lavoratori al fine di evitare il contagio. Sono incentivate le fabbriche e le industrie a predisporre misure che siano adeguate per reggere questo momento, quindi regolazione dei turni di lavoro, ferie anticipate e chiusura dei reparti non indispensabili. Resta ovviamente garantito lo svolgimento dei servizi pubblici essenziali, tra cui i trasporti, dei servizi di pubblica utilità, dei servizi bancari, postali, finanziari, assicurativi, nonché di tutte quelle attività necessarie, comunque accessorie, rispetto al corretto funzionamento dei settori rimasti in attività. Saranno garantite le attività del settore agricolo, zootecnico, di trasformazione agroalimentare, comprese le filiere che offrono beni e servizi rispetto a queste attività. Quindi continueranno le loro attività nel rispetto ovviamente della normativa igienico-sanitaria. La regola madre rimane la stessa. Dobbiamo limitare gli spostamenti alle attività lavorative per motivi di salute o per motivi di necessità, come il caso di fare la spesa.
È importante essere consapevoli che abbiamo cominciato da poco a cambiare le nostre abitudini. L'effetto di questo nostro grande sforzo potremo vederlo solo tra poche settimane, un paio di settimane. Nessuno quindi deve pensare che già domani, nei prossimi giorni, potremo misurare l'impatto di queste misure. Per avere un riscontro effettivo dovremo attendere quindi queste un paio, come dicevo, di settimane. E questo è molto importante. Quindi lo voglio dire, se i numeri dovessero continuare a crescere, cosa niente affatto improbabile, non significa che dovremmo affrettarci a varare nuove misure. Non dobbiamo fare una corsa cieca verso il baratro. Dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili. A breve nominerò anche un commissario delegato per potenziare la risposta delle strutture ospedaliere a questa emergenza sanitaria. Sarà un commissario che avrà ampi poteri di deroga, che lavorerà per rafforzare soprattutto la produzione, la distribuzione di attrezzature per terapie intensive e subintensive. Avrà anche il potere di creare nuovi stabilimenti, di impiantare nuovi stabilimenti per la produzione di queste attrezzature e per sopperire alle carenze sin qui riscontrate. La persona che nominerò sarà il dottor Domenico Arcuri, che è amministratore delegato di Invitalia e si avvarrà di questa struttura già consolidata, già esperta nel settore industriale, si coordinerà con il dottor Borrelli e con la struttura attuale della protezione civile. Permettetemi di aprire una parentesi e di ringraziare tutte le donne e gli uomini della protezione civile e il dottor Borrelli per l'incredibile lavoro che stanno qui facendo. E voglio dirvi un'ultima cosa. Se saremo tutti a rispettare queste regole, usciremo più in fretta da questa emergenza. Il Paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi, della responsabilità di 60 milioni di italiani che quotidianamente compiono piccoli, grandi sacrifici per tutta la durata di questa emergenza. Siamo parte di una medesima comunità. Ogni individuo si sta giovando dei propri, ma anche degli altrui sacrifici. Questa è la forza del nostro Paese. Una comunità di individui, come direbbe Norbert Elias. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Bene, non c'è stata la sessione di domande consueta, fondamentalmente Conte ha detto quello che ci aspettavamo già da oggi pomeriggio, cioè la chiusura dei servizi commerciali a quanto pare. Io credo di essere un po' fuori sync, adesso forse ho recuperato, sì, forse un pochino ho recuperato. Conte ha annunciato la chiusura di quelli che sono i servizi commerciali tranne quelli basilari. L'ha fatto in tutta Italia, se non ho capito male, ragazzi, giusto? Non solo nella Lombardia. Non ci saranno differenze più tra zone geografiche, insomma. Esatto. Sì. E adesso rimetto la musichetta per tirarci un po' su, un po' su, metti un bel pezzo. Eccola qua. Ovviamente la grande preoccupazione è che sono spariti i parrucchieri, ragazzi, io guarda, non so come farò, quindi sono tipo 2 mesi che non tagliavo i capelli e quindi... Vorrà dire che quando ci rivedremo saremo tutti nei pieni anni 60, nel beat, capelloni tipo i Rocks, per chi sa di cosa sto parlando. Ragazzi, è ovviamente... Ehi, bentornati, cos'è? È partito Breaking Italy, scusate. È partito Breaking Italy, uno youtuber che segue da YouTube dopo la conferenza stampa. Saluto Shai se ci sta guardando, anzi se vuole partecipare è il benvenuto, come al solito. Ragazzi, che impressioni avete di queste comunicazioni? È una botta, no? Ovviamente. È una bella botta, sì. Ma ci voleva, dai. Però non ho capito, ma le fabbriche rimangono aperte? Adesso cominceranno una serie di domande del genere, per esempio le radio, i giornali rimangono aperti. Comunque Fra, non era una conferenza stampa, era una dichiarazione. Era una dichiarazione, sì, sì, sì. Quindi vuol dire che non ci stanno domande, probabilmente specificheranno tutto nei prossimi minuti.
perché lui diceva le aziende dovranno incentivare le ferie, incentivare, no? Quindi evidentemente non chiudono, cioè. No, non tutti almeno. Quindi ci tocca domani a noi, ragazzi. Domani Giovanni ci speravi. Allora, scusate, vorrei sapere anche il parere femminile. Quindi al volo, come al solito in questo gioco di vai e vieni, tiriamo dentro Chiara Galeazzi, che dovrebbe essere qui. Intanto Giovanni, ogni tanto tu vedrai passare delle persone che magari non conosci, cogliamo l'occasione per presentarti. Sì. Francesco, ti segnalo che hai ancora molto molto il microfono alto, purtroppo, non so bene perché. Ancora adesso? Sì, molto molto saturo. Vediamo se la signorina Galeazzi ci risponde oppure no. Eccolo, credo di sì, perché non ha le cuffie, quindi si percepisce che è entrata adesso. Forse sei tu, Francesco, ad aver tolto le cuffie. Leggo alcuni commenti. Ovviamente adesso ci si chiede, le macellerie rimangono aperte? Ci sono! Eccola, è arrivata Chiara Galeazzi. Non so se mi sentite. Ciao! Ciao a tutti! Ciao. Sono disperata! Perché? Sono disperata! Perché sei disperata, Chiara Galeazzi? Perché io ho già la ricrescita adesso, quindi il 3 aprile sono Barbara Alberti praticamente, non sarò, come faccio? Aiuto. Non lo sappiamo, i cellulari dovrò sono... fare quella del supermercato, dovrò fare. Forse sì, anche tu Chiara hai un po' il volume alto, scusate, io cerco di salvaguardare le orecchie dei nostri ascoltatori. Intanto facciamo le presentazioni, Chiara, Giovanni Vernia e mentre... Ciao Chiara! Ciao! Aggiusto i nomi che sono sbagliati. Ecco. No, lascia Edoardo Ferrari, Francesco. Francesco, io ho risolto il problema? Sì, adesso va molto meglio, meglio. Chiara, dai, a parte gli scherzi, a parte le esteriste, che sensazioni hai tu che sei nella zona rossa? Scusa Giovanni, tu sei a Milano o a Roma in questo momento? Roma. Allora... io vivo a Roma da un bel dieci anni. L'unica milanese è Chiara Galeazzi a questo punto. Carmine, non sei a Milano tu? Io e Chiara siamo nella zona rossa. Ah, lo siete da un po', quindi. Sì. Esatto, io sono stato uno di quei terroni che non è partito, è rimasto qua. E Milano è bonificata in questo periodo, no? Non ci sono calabresi e pugliesi, solo pochi rimasti a casa. Tu di dove sei esattamente, Carmine? Originale. Io sono a Milano, allora, io sono di Benevento. Ah, ok. E sono qui Milano Sud, vivo in zona Milano Sud. Che cosa hai fatto oggi, Carmine? Come stai vivendo questi giorni? Allora, oggi c'era una bellissima giornata, cioè mi veniva proprio voglia di uscire. E così ho fatto una roba strana, sono andato su YouTube e ho seguito una lezione di fitness a casa. Ah. Anch'io l'ho fatto, Carmine, siamo in due. Bravo, io ho fitness a scopo. Ti sentiamo un po' male, Carmine, purtroppo non abbiamo capito l'autrice della tua lezione di fitness. Ripeti? No, la lezione si chiama workout con la scopa, 30 minuti. Cioè come funziona? Tutti esercizi con la scopa, cioè gli addominali con la scopa, è una sorta di bilanciere però senza peso. Ma hai una scopa lì, ce ne puoi far vedere uno per curiosità? Devo andarla a prendere, aspetta, valla a prendere. Però aspetta, Francesco, volevo consigliare una cosa a Giovanni, se volete disfarvi alcune cose che avete a casa, ci sono i vari gruppi su Facebook che si chiamano te lo regalo se te lo vieni a prendere, basta mettere la città, è tutto vero, quindi se sei a Roma metti te lo regalo se te lo vieni a prendere Roma e puoi disfarti della panca. Grazie Carmine, guarda, me lo scrivo subito perché poi io me lo dimentico, te lo regalo se te lo vieni a prendere. Ma non solo, io anche sono iscritto ad alcuni di quei gruppi e il meccanismo, mentre Carmine va a prendere la scopa, il meccanismo è quello del mi prenoto, per cui tu quando metti un oggetto subito c'è una coda di mi prenoto, perché chi si prenota prima lo prende, quindi mi piace pensare che ci siano persone che siano 24 ore al giorno in attesa che la collezione di Tex, a cui mancano 4 numeri ogni 10, sia messa lì a regalo per dire mi prenoto, che poi non so che ci fai, però vale anche con la moglie, ci chiede Leonardo Cagnolati da Facebook. Non lo so, non credo che si possa, se me lo chiedi te lo regalo con la moglie. Per adesso si sono attrezzati solo sulla suocera, quindi la moglie ancora non è prevista. Allora, potremmo avere un ulteriore ingresso per un saluto al volo. Chi è? Per un saluto al volo, vediamo se, perché è stato nominato da
Carmine Del Grosso, vediamo se riesco ad aggiungerlo anche lui, vediamo se ci riesco. Intanto Carmine, hai trovato la scopa? Sì, guarda, l'ho messo in equilibrio per voi. Aspetta. Sì. Cosa la vedete? Sta facendo. Mi vedete? Mi vedete e mi sentite? Ciao, aspetta. È arrivato. Ciao ragazzi, ciao, allora, a tutti. Ciao. Per un attimo, per un attimo. Io ho visto la ciao scena. Giovanni. Ciao, ciao. Ci conosciamo qui stasera, ma insomma. Vabbè, però ci conosciamo lo stesso, sì, infatti, infatti. È stato bellissimo aver visto la scopa di Carmine Del Grosso con la voce di Edoardo Ferrario e credevo che fosse la scopa di Carmine Del Grosso che ha fatto in equilibrio. La tua voce è arrivata sulla scopa in equilibrio di Carmine Del Grosso e non riuscivo a capire se... è un nuovo personaggio, ma non è una cosa di qualche giorno fa. La scopa challenge è stata assolutamente oscurata dal coronavirus. Ma esatto, eravamo esatto. In quarantena quando stavano in piedi le scope. Scusa Carmine, ma ti ricordi? Ora stavano in piedi le scope e potevano uscire di casa, tra l'altro. Sì. Infatti vedevano queste scope per strada che andavano a farci i capelli, le cose, insomma, era un'altra Italia. Quali sono questi esercizi con la scopa? Stiamo aspettando. Come? Per mostrare, Francesco, un esercizio per capire, perché a casa c'è qualcuno che si chiede ma come faccio a fare anch'io gli esercizi con la scopa? Se ne hai fatto uno o era tutta una bugia? Stavi in mente? No, guarda, allora, vabbè, se tu mi sfidi, vabbè, allora, guarda, un esercizio è questo. Sei completamente contro luce, quindi non vincerai il Nobel per la fotografia, ma va bene, prego. Va bene, okay. Va bene, ti vediamo. Uno è questo, serve per gli addominali obliqui, no? Ok. Ah, ma vedi, ma io non avevo capito niente allora. Lo so. Questo era uno degli esempi. Posso fare una domanda a quelli che fanno fitness? Esistono, mi pare di aver capito, delle challenge di fitness online? Bernia, Giovanni? No, non è proprio una challenge. Io è proprio la palestra, quella del quartiere, che fa... ormai ha trasformato i corsi in uno streaming. Quindi fanno c'è l'istruttrice che si collega dalla sala della palestra da sola e ti fa la lezione. No, veramente? Siccome una delle cose che volevamo fare, siccome volevamo fare una cosa, di fare qualcosa di concreto di questi giorni, che poi ci ritroviamo quando questa situazione sarà finita, se uno di voi due si prende in carico un programma di 3 settimane, così vediamo concretamente i risultati sul suo fisico, Carmine. Dai, lo faccio volentieri, mi quale molo per fai? Voi. Addominali, obliqui, quale... I circuiti addominali, flessioni, squat, capito? Faccio tutto. La kettlebell. Seguo il video. Carmine... Ma tu Carmine, avevi già la costanza di fare, diciamo, la ginnastica a casa oppure una cosa che è venuta col coronavirus? Allora... Perché io per tantissimi anni ho sperato di riuscire a fare ginnastica a casa, però alla fine ho capito che era veramente la più bella delle illusioni. Sì. Cioè, riportare l'attenzione su questa panca, sì. Perché tu hai la panca, infatti, però tu sei una persona, no, da cui è arrivato proprio il suggerimento, te lo regalo se te lo vieni a prendere, ti ricordi il gruppo che avete, il gruppo Facebook? Ma veramente lo stai regalando? Sì, non la uso da quando l'ho comprato. Allora magari poi ci sentiamo in privato, perché... allora, okay. C'è già Francesco che si è candidato e abita vicino a casa, eh? Io no, sì. Vabbè, che va a chilometro la cosa, a questo punto vendila, non regalarla, facciamo un'offerta. Il problema grosso, ragazzi, è che in questi giorni noi mangeremo tantissimo. Esatto. Parliamoci esatto. Già cominciato. Vorrei creare ansia, se trovate posto al supermercato. Allora ragazzi, vorrei creare ansia. La dichiarazione di Conte stasera, che lui ha tenuto a dire calma, no. Non correte con... Fantastico. Però scusate, io con la fine della socialità in realtà ho perso peso. Cioè il fatto di non poter uscire a bere, di non poter uscire a mangiare. Io a casa non ho, cioè ho alcolici ma non ne bevo granché, non sono una grande cuoca. Probabilmente i supermercati chiuderanno anche quelli e quindi dimagriremo tutti. Quanto peso hai perso? Il 3 aprile saremo magrissimi e con la ricrescita. Quanto peso hai perso per capire quanto ho perso? Un chilo in queste 2 settimane di primo isolamento milanese e ho perso un chilo. Quindi occhio, facendo una stima, dovremmo stare qui fino a giugno, credo, in isolamento, quindi ne perderai un bel po', insomma, perderai più o meno 70-80 esatto, chili. Se va avanti così.
Allora, visto che siamo in colonna, però, io vorrei dire che la colonna di destra, per chi ci sta guardando, Carmine e Giovanni si occuperanno di, diciamo, di fisico, di ginnastica e di fitness. Sì. Io e Chiara probabilmente potremmo approfittare per imparare a cucinare. No, io mi accodo volentieri a voi, posso entrare nella vostra colonna, visto che io sono notoriamente uno che è in grado di cucinare esclusivamente toast e so fare una buona matriciana e mi fermo lì. Potremmo chiedere a chi ci sta commentando di darci una ricetta o di inventare una ricetta, perché no? Potremmo. Francesco, sì. Francesco, vi consiglio Chef Club Italia, che è un gruppo che mette ricette strane che uniscono il bricolage alla cucina. Ma veramente? Le cucine, i piatti dove tagliano un pallone da calcio e ci fanno con una colata di cioccolata, ci fanno una mezza sfera dove poi all'interno ci mettono certo. E poi fanno delle forme con una zucca, cioè e a metà con un, che ne so, con un innaffiatore ci fanno un'oliera, quelle cose lì. Allora sono attenzione ragazzi, scusate, è il momento del cambio, è il momento del cambio. Chissà la risposta esce. Come funziona? L'abbiamo già visto ieri. Adesso io vi farò una domanda. Chi di voi sa la risposta, molto onestamente lo dice, purtroppo deve abbandonare la diretta e dare il cambio a qualcun altro che è in coda per entrare. Quindi voi giocate onesti, se sapete la risposta ditela, se non lo sapete andiamo avanti ancora un pochino, ok? Vado con la domanda. Che ansia comunque. A quale non bastava il coronavirus, ci voleva anche più ansia di Conte. Sono domande del trivia, le leggo da qui. A quale nazione appartiene l'isola di Pasqua? Chi lo sa, avete 30 secondi. A non partire so, da ora, se lo sapete, dovete... Polinesia francese! No, non è in tutta, francese. In tutta onestà, io lo so, io lo so. Qual è, Edoardo? Oh. Io lo so, è il Cile. È il Cile, purtroppo. Ho voluto essere onesto. Bravo. Io sono onesto. Purtroppo... Io sono per l'onestà. Edoardo Ferrario, allora ci devi salutare. Grazie mille. Ti saluto, mi ricollego dopo. C'è da fare, ha trovato la scusa per andarsene. Esatto. Ti ricollegherai dopo. Attacca pure Edoardo, anche perché stiamo per invece ritirare dentro una piccola sorpresa. Cioè, perché c'è solo Carmine il Grosso? Ecco, adesso ci siamo tutti. C'è una piccola sorpresa. Guardate chi vi sto per tirare dentro a questa conversazione. Non lo indovinerete mai, perché apriamo un po'. Non rimaniamo chiusi su Roma e Milano o Venezia. Abbiamo avuto Venezia. Ma ci colleghiamo, attenzione a quello che stiamo per fare perché è veramente un colpaccio. Torniamo a 6, vediamo se intanto risponde perché potrebbe non rispondere. Eccola, sì, la sento che c'è. Allora, sapete dove siamo ragazzi, dove stiamo andando più o meno? Stiamo andando in Iran, perché la persona che vedete in basso alla sinistra non è Edoardo Ferrario, ma è Jasmine, una ragazza che vive in Iran. Ok, e che sta come noi in domicilio forzato da 2 settimane e mezzo più 16 o meno. Giorni. 16 giorni, quindi ti abbiamo chiamato Jasmine intanto per sapere come stai, perché sappiamo che anche laggiù le cose non vanno bene per niente, e poi per sapere come si sta dopo 2 settimane di domicilio forzato. Innanzitutto io sto bene, grazie, sono molto felice di essere qua. Mi scuso per l'italiano, sbaglierò di sicuro tantissime parole, però abbiate pazienza. Tranquillo. Grazie. Io sono in isolamento, cioè in quarantena a casa mia da 26 febbraio. Ho tutti e due i miei genitori ricoverati in ospedale. Per il coronavirus? Sì, per coronavirus. Okay. Come lo stiamo vivendo? Io... sono ormai a casa 16 giorni, sto subendo veramente una tortura fisica, psicologica, sono veramente al limite di impazzire. Questa sensazione, questo problema lo può capire una persona che ha una figlia di 3 anni, che è piena di energia, non si stanca e quindi chiusa in casa veramente... veramente non ce la faccio più. Ok, questo ci tranquillizza molto, grazie Jasmine. Adesso siamo tutti nel panico, vedo le persone che si sono già andate a comprare
stanno già risvuotando i supermercati, però a parte gli scherzi, che siamo ovviamente anche qui per alleggerire, ti ringraziamo per la testimonianza. L'Iran, peraltro, permettimi adesso per fare veramente una battuta d'alleggerimento, vi abbiamo sorpassato perché in realtà siamo più avanti noi in termini di contagio, giusto Jazz? Siamo sul podio noi, voi e Cina, se non mi sbaglio. Qualche volta siamo noi il secondo posto, qualche volta lo siete voi, quindi stiamo facendo un po' gara, però sì, purtroppo no, Francesco, il problema è che i numeri che danno, cioè le date che vengono fuori dall'Iran non sono date, certo. Cioè non sono quelle vere, quindi fateci caso comunque che noi siamo in un, cioè viviamo in un paese abbastanza chiuso e quindi fanno fatica un po' a dire le parole, cioè dire le informazioni quelle giuste, perché ovviamente non siamo in una situazione abbastanza, diciamo, leggera internazionale, quindi preferiscono dire che no, la situazione è abbastanza ok, però io ho visto, cioè lo sto vivendo veramente con la pelle, lo so. Vedo le persone morire tutti i giorni e i numeri non aumentano a base di quello che dei morti che sono stanno accadendo realmente. Ragazzi, voi avete qualche domanda per Jazz? Anche perché il segnale purtroppo è un po' disturbato, immagino che insomma non sia proprio dietro l'angolo, quindi fra un po' dovremo anche lasciarla andare. Avete qualche domanda, ragazzi? No, se ci vuole consigliare, così, giusto per cambiare discorso, un piatto tipico iraniano e noi lo studiamo. Ma che cosa? Certo, guarda, io e lo faccio... cuciniamo qua a distanza, insomma. Impariamo a cucinarlo. Te la faccio vedere proprio adesso, aspetta un attimo. Attenzione, colpo di scena. Ecco. Che cos'è? È pesto alla genovese. Tipico. No, un piatto tipico iraniano, come avete già sentito di sicuro anche in Turchia, anche in paesi arabi, kebab o il kebab come dite voi, è il piatto tipico iraniano, però il nostro, quello diciamo originale, è fatto con pollo. Non con carne, del carne rosso di mucca, vitello, ma quello con pollo, quindi va bene, noi impariamo a fare il pesto, esatto. Ti facciamo il pesto, esatto. Tra l'altro c'è Giovanni che è genovese, quindi oriundo genovese, quindi ci può dare una mano. Un abbraccio enorme e ci sentiamo presto, Jasmine, nella sicurezza, insomma, che staremo tutti quanti meglio. Sì, grazie. Speriamo bene, dai, un abbraccio, buona serata e... Ciao Jazz, grazie per la testimonianza, ciao, un abbraccio. Ciao. E grazie mille ragazzi, è anche questa la potenzialità di internet, di poter fare un salto in Iran e sentire una testimonianza vera da un paese che sta vivendo una condizione complicata, forse anche più della nostra in qualche modo. Paul Genovese, che se non sbaglio è uno stand-up comedian, ci scrive: Genova, quando vuoi ti aspetta a braccia aperte, Jasmine, e quindi lo diciamo a Jasmine che ci sta ma guardando. Possiamo parlare del pesto? Parliamo del pesto. Per capire una cosa, innanzitutto nel pesto l'aglio ci va o non ci va? Questa è la prima domanda che faccio a Giovanni. Ah, ci va, certo che ci va. Poi certo c'è chi non lo regge, allora non ce lo mette. Però ci va. Sì. E non si potrebbe fare che non ci va, cioè che si può, la fare, ricerca che ufficiale... si può fare, non è che vi arrabbiate come qua a Roma che se non metti il pecorino il posto no, parchi. No. I genovesi fondamentalmente usano quel detto che si adegua in tutta l'Italia, che se ne battono il belino. Questo è. E credo che sia lo stesso anche in Iran quando mangiano. Esatto. Più o meno funziona. Allora ragazzi, invece... scusa Fra, vuoi che cambio la domanda? C'è un'altra domanda culinaria che vuoi fare? Perché cambio... No, io volevo parlare di quello, ma perché non faccio altro. Io mangio. Sto ingrassando a vista d'occhio perché non mi muovo da questo divano da 3 giorni. E mi allungo solo una mano per mangiare, però volevo variare la mia dieta. Bevi anche, bevi. No, quello no.
Ragazzi, c'è un altro ospite che arriva. No. C'è un altro ospite, ragazzi. Ormai qui si entra, si esce e si fa tutto il possibile. Si salta, si salta da Iran a Roma. Adesso lui non so dove sia, ma proviamo ad aggiungerlo perché vi dovrebbe dire qualcosa il nome. Attenzione, vediamo se intanto riesce a connettersi. C'è sempre questa incertezza. Un saluto intanto a Marianna che dice: il pesto senza aglio è immorale come la birra piccola. Quindi. Ah, ecco. Attenzione, ce l'abbiamo, ce lo dovremmo avere, vediamo se ce l'abbiamo, eccolo qua, vediamo se appare, non è ovviamente Jasmine che abbiamo già ringraziato e salutato, credo tu debba accendere la telecamera, altrimenti ecco, non ci vediamo. Dovrei essere. No! Gammon! Ciao Gammon! Ciao Gammon, benvenuto! Mi vedete? Ciao! Ti vediamo! Ciao! Hai la testa, hai un po' la testa tagliata. Hai un po' la... Ecco, perfetto, adesso ti vediamo alla grande. Come stai Gammon, in che parte d'Italia sei? Io sono a Milano, ma credo che questa tua sia un'imboscata, perché secondo me tu del discorso di Conte sapevi già da stamattina e mi hai detto perché non intervieni verso quell'ora, già sapendo che era un intervento in un momento infamissimo. Ti ringrazio. No, in realtà non sapevo nulla, si vociferava da oggi pomeriggio questa cosa, insomma, nell'ambiente, nel settore, anche perché insomma stamattina Fontana aveva mandato quella lettera in cui chiedeva quello e scherzo ovviamente, sembrava... ciao a tutti ragazzi. Ciao Kevin, ma è una trappola per tutti questa puntata, partita proprio con l'annuncione. Ma la difficoltà di stare in diretta tutte le sere di questi giorni è proprio questa, che dobbiamo cercare di non venire meno in qualche modo. Vedo che anche casa di Gammon è arredata niente male. Ma ovviamente mi prendo, come dire, è tutto merito mio di avere una fidanzata che arreda bene. Diciamo così. Grazie mille. Però anche il muro bianco non era male. Scusa Gammon, sono CD quelli che vedo? No, non sono CD quelli che vedo alla tua destra. No, non sono CD. Perché ieri abbiamo fatto questo gioco con Valerio Lundini. Prendi un libro a caso, facci vedere che libro è, se non violiamo la tua privacy. Un libro no, a caso. Non violate la mia privacy. Prendiamo un libro che è un reperto, perché in realtà non si trova più di un amico comune. La Bibbia. Oh, bellissimo. Sì. Rocco Danica, che invitiamo ovviamente a... Rocco, se ci senti, guarda, siamo grandi fan. Lo metto anch'io dal Kindle. E riesco ad aprirlo. Mi costringete ad andare a prendere il libro di Rocco Tanica. Vado io c'ho il tatuaggio. Tutti a far vedere il libro di Rocco Tanica. Io c'ho un tatuaggio sulla schiena che non vi posso dire. Io ho un quadro di Rocco Tanica, pensate, che non vale granché, però ce l'ho. Ecco. C'ho un quadro di Rocco Tanica. Da Kindle. Ecco. Ecco. Posso raccontarvi una cosa che riguarda i libri, riguarda anche Rocco Tanica, che è un amico? Sì. Oggi per caso, Francesco, te l'ho scritto, io ho scritto un libro un paio d'anni fa e ho ritrovato una nota una nota che mi ha mandato la ragazza che mi ha fatto da editor quando ho scritto il mio libro, ok? E lei mi mandava questa mail, la prima mail che mi ha mandato, dove faceva un riassunto di quello che eravamo detti al primo appuntamento, come per dire, questi sono gli argomenti di cui abbiamo parlato, di cui forse volevi parlare nel libro. E gli argomenti erano, a parte vabbè, uno che è un aneddoto, che è lavoro SNAI, gli altri erano Corrado Guzzanti, Nino Frassica, Rocco Tanica, Maurizio Milani. Questa era la mail. Oh. Vabbè, ciao proprio. Tutti quanti che se vogliono venire tutti a casa, noi gli lasciamo anche le chiavi, ce ne andiamo via noi sei, certo. Loro si fanno una bella diretta di 7-8 ore e noi ce lo godiamo. Lo stiamo eccolo Giovanni, vedi? Eccolo lì. Giovanni, quello è l'occhio di Rocco Tanica. Abbiamo capito. Giovanni, abbiamo capito. Ma dai, lo dobbiamo chiamare Rocco Tanica. Dai, facciamolo entrare in chat, sicuramente è lì che si collega. Ma magari. Perché Carmine, tu hai un dizionario bilingue cavallo? Cavallo italiano cavallo, per imparare a parlare cavallo correntemente. Niente, l'avevo comprato per una trasmissione e adesso ho iniziato a leggerlo. Bello, perché spiega i comportamenti del cavallo, tipo perché utilizza la coda, serve per scacciare gli insetti. Ci puoi dire come? Quindi tu stai usando questo isolamento per imparare il cavallo? Ah sì, metti che un giorno mi sveglio e compro un cavallo e vado a cavallo. Ci puoi dire qualcosa in cavallo? Allora sì, quando fanno
Questo è un verso che no, cioè noi lo utilizziamo per far capire che non ce ne frega una mazza, no? Loro invece hanno fame con questo suono onomatopeico. Cioè, questa cosa, e questa qua. Cosa nel libro come è spiegata, per capire? Come è spiegata? Come spiega? No, cioè, proprio, cioè, ti devo trovare la vignetta, aspetta. Sì. Non c'è scritto brrr, tipo? No, cioè, brrr, cioè, si vede proprio il movimento della mascella che si muove velocemente e vai. Sai, corri così. Carmine, purtroppo, allora, aspetta, purtroppo, il tuo segnale è molto disturbato e ti fermi ogni due per tre. E sai questo cosa vuol dire, Carmine? Sai cosa vuol dire? Che devo andare via. Che devi salutarci, Carmine. Mi spiace. Salutaci in cavallo. E allora salutaci come salutano i cavalli. È sempre qua. Perché ci fa? Non è polifonico, va bene? Va bene. Grazie, Carmine. Ciao, grazie a voi. Come vi ho detto, è un happening, l'ho detto bene, si libera un posto che in realtà è un happy meal, esatto. Aspetta, prima che entra il prossimo, sì. Ricordo a tutti coloro che ci stanno seguendo e che, anche quelli che stanno in collegamento, noi cinque, che dobbiamo condividere la diretta così raggiungiamo più persone. Esatto, mi sembra... il promo lo faccio malissimo. Lo puoi fare, però un po' hai detto una cosa giusta, io lo faccio subito. Infatti. Guarda, per farlo bene ci vorrebbe la sigla. Con la sigla, secondo me, viene anche meglio. E ti metto la sigla, Francesco De Carlo. Che problema c'è? Ogni tuo desiderio è un ordine. Avete mai visto una sigla più brutta di questa, onestamente, Gemon? Ma diciamo che è sicuramente nella top 3. Diciamo che... cioè, le altre due, quali sono le altre due? Scusa, cioè, che classifica è? Le altre due sono quella del gioco delle coppie di Marco Predolin, 88-89. Richiamo anche quello. E un'altra, credo, di Giochi senza frontiere di Ettore Aldin. È preparato sulle sigle. Ma non lo so, ho inventato. Non lo so. Non ne ha più palle di idea. Beh, servirebbe... Che stai facendo in questi giorni, Gemon? Stai scrivendo, stai lavorando, stai confuso anche tu come tutti? Allora, sono partito a bomba dicendo ora scrivo. Però ovviamente la confusione non è poca, perché ovviamente siamo, credo, tutti quanti distratti ogni due secondi o dall'amico che chiama o dalla chat che parte o dalle news che vogliamo guardare. Mi sono anche convinto che in realtà sarebbe una buona cosa centellinare le news, nel senso che ogni due minuti probabilmente non cambierà nulla, cioè troveremo solo delle news peggiori di quelle precedenti, quindi magari una volta al giorno guardarle giuste, forse un'idea, non lo so, come la pensate voi? Io ho parlato con una psicoterapeuta che ha detto esattamente questa cosa: trovare una fonte affidabile e guardare solo quella due volte al giorno e basta. Oppure ti ha dato anche la fonte? Faccio notare che Gemon è arrivato a una conclusione per la quale Chiara Galeazzi ha dovuto pagare una psicoterapeuta. Sì. E potevi chiedere... esattamente, potevo chiederlo a te, invece ho deciso di pagare. Ma in realtà, in realtà l'ho presa honoris causa la laurea in psicologia e psicoterapia, perché ne ho visti talmente tanti che diciamo che adesso sono diventata anch'io in automatico. Comunque faccio vedere il libro che ho qua. Cos'è? Umorismo e psicoterapia. No, voglio sapere cos'è. Mi interessa moltissimo. Vabbè, psicologia, l'umorismo applicato alla psicologia cognitiva, così. Come se fossi una laureata. Poi vi scambiate i contatti in privato. Gemon, ma tu hai provato a fare stand-up comedy, sbaglio? Sì, è vero, è verissimo. L'ho fatto, mi sono presentato a un open mic in Santeria chiedendo gentilmente di non essere annunciato, perché non volevo nessun favore di nessun tipo, non volevo la clac, perché sennò altrimenti non avrebbe mai funzionato, non avrei fatto un test. Che penso sempre alla puntata, non so chi ha visto i Soprano, non lo so se l'avete visti tutti più o meno, c'è una puntata in cui Tony, che è il capofamiglia, è a capotavola e si rende conto in un momento di rallenti che tutti stanno ridendo fondamentalmente perché lui è il boss.
Ah, sì. Nessuno ride alle sue battute. È arrivato Francesco. Vedo che c'è Saverio. Sì, esatto, buonasera. C'è Saverio Raimondo, ma volevo che tu finissi l'aneddoto. E quindi quella serata com'è andata, te la ricordi? Quella serata secondo me è andata bene perché avevo per la prima volta in vita mia preparato un pezzo di stronzate, anche magari che mi era appuntato qua e là, però l'ho preparato la mattina, l'ho imparato, l'ho fatto, erano un quarto d'ora di pezzo e ho, come dire, ho toccato l'acqua e poi mi sono ritirato a vita privata. era fredda, l'acqua era fredda. Non è andata assolutamente male, però ovviamente... mi piace farle bene le cose, quindi piano piano poi insomma non è il mio lavoro, però è uno strumento bellissimo, infatti tutti quelli che vedo qua nella chat ho stima per tutti perché fate una cosa che mi sarebbe piaciuta fare e chissà che non esplorerò a modo mio, magari non lo so, infatti, oppure mi ritiro in Svizzera come Mina. Tu devi sapere che non puoi nominare in Italia tre volte la parola stand up comedy senza che appaia Saverio Raimondo in qualche modo. È un'invocazione, sì. Come no, è l'anagramma, guardate, è un anagramma. Saverio Raimondo. Bene Saverio, come stai? Come hai preso le ultime notizie di Conte? Una botta anche per te? O no? No, non ti cambia male. Non vai dal parrucchiere. No, infatti la mia unica preoccupazione è il barbiere e capire. Io temo purtroppo che questa roba continuerà anche dopo il 3 aprile e lì effettivamente cominceranno i problemi perché i miei capelli cresceranno, perché io ho questo problema, io ho una grande virilità repressa che quindi poi si sfoga con la crescita dei capelli e io se non mi taglio i capelli una volta al mese almeno io divento afro. Non sto scherzando. Cosa c'è di male? Non mi sopporto, a me piacciono i capelli corti, non addosso agli altri, a me mi danno un senso di pulizia e di igiene e sappiamo quanto la pulizia e l'igiene sia fondamentale e patriottica in questo paese e quindi io devo stare con i capelli corti, però leggevo che a domicilio si può fare, magari il barbiere a domicilio. Via Skype la vedo più improbabile. Con le emoji della forbice. Guardate che Giovanni è serio perché veramente fra poco a te che no, colore c'hai? Ragazzi, a me sono, io ho fatto questa roba da Justin Bieber che mi ha consigliato di fare mia moglie ed è un motivo appunto di spese folli dagli avvocati. Senti che tristezza che ci sia una serietà su sta cosa. Mi ha detto ma guarda, ti starebbero bene argento, mi ha detto, no? E quindi ho fatto questa cosa, è una tortura che non augura nessuno, perché tu stai dalle 5 alle 6 ore sotto i ferri, tutto ciò prima del coronavirus, poi appena finito questo trattamento tremendo è partita l'emergenza coronavirus e adesso praticamente, però te lo fanno il trattamento quando ce li hai lunghi, non te lo possono fare quando ce li hai corti e quindi adesso sono rimasti lunghi, perciò adesso fino ad aprile io diventerò come Mick Jagger. Cioè eterno. Cioè un mito. Magro, magrissimo, con i capelli lunghi. Scusami, come Francesco. Il protagonista di Shameless, lo state guardando Shameless su Prime? Sì, scusami un attimo Giovanni, vorrei chiedere a Francesco di mettere in sovrappressione, visto che queste cose sono un po' clickbait, sì. Cioè che fanno stare, metti la dichiarazione di Giovanni Vernia, io sarò come Mick Jagger, così la gente, è un virgolettato che la gente si ferma e dice fammi vedere. Scusami, continua Giovanni, dice. Vai. No, mi sono dimenticato, ho questa memoria, come dire, molto ferre. Shameless, lo state guardando Shameless? Io no. L'ho scoperto da pochissimo, l'hanno consigliato, è una serie solo che... Io l'ho guardata, diciamo, negli anni, credo. L'hai guardata tu? Credo di essermi perso l'ultima stagione, però è molto figa, è molto dinamica. Sì. Guarda, c'è il papà che è un pezzo di merda assurdo. Alcolizzato, drogato, sì, tutto. Sì. Ed è questo aspetto, diciamo, poco rassicurante, come dire. E io diventerò come lui. Sarà facile fare battute e in generale comicità su questi giorni? Lo chiedo a uno stand-up comedian come Gammon. Guarda, in realtà ci stavo ragionando prima, credo di sì. Non lo so, me lo dovreste dire voi, perché è una cosa che rigiro a voi. Si può ridere. Ovviamente... La regola 1 è che si può ridere di tutto.
si può ridere di tutto, pensavo anche rispetto a quello che a me è piaciuto della stand-up comedy. Francesco, scusa se mi dilungo. Quello che mi è piaciuto della stand-up comedy quando una decina di anni fa, cioè, ci sono inciampato e poi piano piano mi ci sono affezionato, è che la risata era sicuramente una cosa che capitava, ma era anche un incidente tipo a corollario di un bel ragionamento. E quindi penso che alla fine sicuramente questo periodo stimoli dei ragionamenti che poi alla fine devono essere portati alla risata. Penso, me lo dovete dire più voi che io, perché insomma è il vostro mestiere. Come la vedete? Ragazzi, io non so che dirvi perché io non la faccio, non sono no, vabbè, in generale comicità, cioè più o meno facciamo in generale. Ma non io credo che proprio non ci sia dubbio, nel senso che vabbè, io mi sono trovato a fare serata 48 ore prima che scattassero le norme quelle rigidissime, quindi con gli spettatori a un metro di distanza, e avrei potuto, avevo un quarto d'ora sul coronavirus, ma avessi fatto un'ora andava bene uguale, nel senso che il pubblico non vedeva l'ora. La situazione è innegabilmente drammatica, ma non è seria, citando una citazione, cioè purtroppo il ridicolo è dietro l'angolo, e comunque poi abbiamo sempre riso di tutto, cioè è inevitabile. Aspetta, scusate, perché io poi qui sono solito cacciar fuori dei libri, aspetta, perché ce n'è uno, aspetta, che fa il caso nostro, lo devo solo trovare come se fosse facile. Eccolo, fermi tutti, eccolo qui, fermi, è qua in basso. Il solito book dropping di Saverio. Ridere rende liberi, comici dei campi nazisti. Signori, se hanno poi potevano ridere loro lì, figuriamoci noi qui con il Covid. Insomma, direi che sicuramente dal giorno dopo, appena possiamo vederci, torniamo a riderne sicuro. E invece ci sono già talmente tanti aspetti ridicoli e non violenti, diciamo. Ma guarda, già solo questa cosa che stiamo facendo noi, se non è ridicola. Questa cosa, la quantità di dirette Instagram, cioè, ironizzeremo per mille, cioè persone che non sono in grado di passare una serata tranquilli devono per forza sentirsi, cioè, comunque... posso fare una battuta a proposito, direi che questa situazione era nell'aria. scusami puoi rifarla, Francesco? Bravissimo, puoi rifarla? Bravissimo, puoi rifarla? Bravissimo. Volevo dire che questa situazione che abbiamo appresa con la dichiarazione del presidente io lo so perché me la fa rifare, io lo so perché me la fa rifare. Considera che Gammon se n'è andato. Se n'è andato. No, se volete faccio la voce di Arbore. Allora lei intende insinuare che fonte dell'aria, eh? Faccio bene perché so dove Francesco Lancia vuole portarmi. Volevo dire che questa situazione annunciata dal Presidente del Consiglio era nell'aria. Scusami, ce l'avevo carica. La carica prima della. Questo suono è tipo una manovella che lui carica e poi deve far partire quando uno fa tutto. Allora, però non è come Rocco Casalingo di ieri sera. No, Rocco Casalingo ieri, Gammon e Giovanni, anche Saverio, che forse non lo sa, abbiamo lanciato una. Cioè, ho letto anch'io. Abbiamo letto tutti. Unitevi alla campagna per far chiamare Rocco Casalino Rocco Casalingo, perché è un bel segnale per il paese. Gammon, ma invece la musica secondo te sarà influenzata da questa cosa, cioè i testi delle canzoni, si riuscirà a raccontare anche questa roba o no, non fregherà nulla a nessuno e passerà avanti, passerà liscio? Sinceramente sì, ma quello che magari mi auguro di più, oltre a raccontare questo periodo, è in realtà è raccontare la gioia del dopo. Se ci sarà un dopo. Come no? Dire, ma sì, ma voglio fare quello mega positivo, ma sì. Sì, certo. Cioè, che mi auguro che tutti quanti ci avranno voglia di pensare. Di scopare, soprattutto. Stavo per dire proprio quello. Secondo me vivremo nella canzone Margherita di Cocciante, cioè andremo per le strade, tutti i muri, come la canzone? Cioè, ci troveremo, quello è il nostro futuro. Andremo nelle strade per i muri? Sì, poi non sa neanche lui il testo, bello questa cosa.
a pitturare i muri, com'è quella canzone, con l'immagine di felicità che dà quella... Quello che magari in realtà, quello che mi preoccupa di più è che in realtà ci sono eventi che di solito fermano il paese in un senso o in un altro, tipo Ferragosto, il mese d'agosto, Ferragosto, te lo dico, nella musica, Sanremo, che c'è il ci sentiamo dopo Sanremo, perché ci sentiamo dopo Ferragosto, ci sentiamo dopo le vacanze. Ecco, quello che mi spaventa di più saranno i... ancora, sai, non c'è, sono appena tornati in ufficio e quindi non hanno risposto che durerà più o meno un mese e mezzo, due, dopo che saremo tutti tranquilli. C'è stato prima il coronavirus, poi purtroppo c'è stato Ferragosto, c'è anche il Natale, dopo le vacanze di Natale, esatto. Sì. C'è anche il Natale, quindi siccome noi rientreremo dal coronavirus proprio secondo me a settembre-ottobre, quindi no. Praticamente poi dopo c'è Natale, dopo c'è Sanremo, quindi secondo me noi staremo fermi un due anni, quindi... anche 12. Ragazzi, siccome... vi devo dire che questo magari voi non lo sapete, però adesso ve la dico questa cosa, in realtà tra una settimana sarebbe dovuto uscire il mio disco a cui ho lavorato per un anno e mezzo, che abbiamo spostato però al 24 di aprile. Io oggi ho mandato un WhatsApp all'Organizzazione Mondiale della Sanità, loro sono a conoscenza del fatto che il 24 aprile esce il mio disco, e già è stato spostato, quindi loro si devono dare una regolata, vediamo che succede. Okay. Dal 23 ritirano la pandemia, dal 23 aprile ritirano la pandemia, sì. Io penso che sia giusto pensarlo. Se comunque lo ritieni utile, glielo mandiamo anche noi in WhatsApp. Sì. Comunque ho imparato a conoscere Giovanni Vernia, che mi ha spiegato questo suo essere genovese, no? Sì. Quindi tutto questo ottimismo. No, di la verità, non è che hai imparato, se tu sei venuto al mio spettacolo. Cioè. Ah, no, venuto al tuo spettacolo. Che è uno stand-up, che uno stand-up comedian, va allo spettacolo di un non stand-up, cioè, e va detta questa cosa. Sì, ci sono andato e mi sono anche molto divertito. E la cosa divertente... No, perché comunque questa fa anche visione dei genovesi, questa visione dei genovesi. Visione dei genovesi e di tante cose che ci abbiamo in comune, a parte il fatto che abitiamo a una pasticceria di distanza. Esatto. Ti ricordi quando si andava alle pasticcerie? Incredibile. Allora ragazzi, nel dirvi che ho verificato sul sito di Palazzo Chigi, pare siano aperti i tabaccai, questo lo dico per i tanti fumatori che erano preoccupati, è purtroppo arrivato un momento del cambio, quindi come funziona lo spieghiamo anche a Gemon, facciamo una domanda, chi la sa molto onestamente abbandona la dunata, dimmi. Aspettate, mi offro io volontario per abbandonare. Aspetta, senti la domanda. Senti la domanda. Va bene. Come si chiama il primo libro di Saverio Raimondo? Io la so. Qual è? Anch'io la so. Stiamo calmi. Mi spiace, Saverio. Purtroppo devi abbandonare questa puntata di Tutti a casa. Eccolo là il libro. Però c'è qualcosa che vuoi dire prima di andartene? Scusate. Sì, che ti aspetto. Grazie, Chiara. Grazie. La doppia marchetta è ideale. Sì, che ti aspetto, perché appena finisci questa diretta, ti aspetto nella mia, che invece faccio su Facebook, e che vorrei non si sovrapponesse con la tua. Quindi cercherò magari di cominciare qualche minuto più tardi alle 23, che è l'ora in cui mi sono dato. Che ti vorrei come mio primo ospite, anche per ricambiare questo magnifico favore. Faccio questo COVID late night, così. Allora, perché, appena finisce Tutti a casa, vi spostate tutti sulla pagina, immagino, di Saverio Raimondo. Facciamo una specie di palinsesto, ragazzi. Esatto, sì, ma infatti coordiniamoci. Io avevo deciso proprio di iniziare alle 23, un po' perché è il mio orario, un po' perché non mi volevo sovrapporre al Tutti a casa. Posso però, prima di salutarvi, fare una domanda? Ma le mascherine, voi avete capito a questo punto che sono obbligatorie oppure no? No, sembra di no. Ah, ecco, appunto, no, perché già gira questa roba, va bene. Fino a ieri possono dire che sono obbligatorie. No, fino a ieri dicevano che le deve mettere chi sta male. Ieri, è ovvio. E chi sta bene invece è esentato, insomma, esonerato dal MES. Però io mi sono chiesto, no? Cioè, se le deve mettere chi sta male, cioè, se uno non lo sa di stare male, ma sta male. Lo so, questo è il... La mascherina comunque è utile, tu non sai che di star male. Dici nel dubbio mettila.
Guarda, il professor Burioni era qui ieri, quindi gliel'avremmo potuto chiedere, ma adesso oggi non c'è, credo stia dormendo, quindi purtroppo... Ah, dorme Burioni! Dorme, c'è l'emergenza! Dorme! Ah, è certo, chiaro, chiaro! Ciao Saverio, buonanotte! Ciao, ciao, grazie. Ciao Saverio! Ciao! Ringraziamo Saverio che sarà immediatamente sostituito da un'altra rappresentante del gentil sesso. Sapete chi è? Anche lei, vi do degli indizi, anche lei, stand-up comedian. È la prima volta però che viene a Tutti a Casa, quindi non è Michela Giraud, che salutiamo perché sta commentando e quindi ci sta guardando. Vediamo se riuscite a riconoscerlo. Mi ha detto che è molto stanca, quindi probabilmente sarà con noi non troppissimo. Lei comunque ha partecipato anche lei a Satiriasi e credo anche a un paio di elezioni di Miss Italia, ma non risponde. Eccola, forse è arrivata, ne sento la risata. Vediamo se c'è Velia Lalli, signore e signori. Io dove sei, Velia? Eccoti qua, non sei Saverio Raimondo? Avevo sbagliato a mettere le cuffie. Benvenuta. Buonasera. Ciao. Ciao. Bella gente. Se Giovanni Gemon, se non conoscete Velia, adesso la conoscete. Creiamo anche dei contatti. Ciao Velia. Ciao Velia. Ti sentiamo molto male però Velia, come se avessi il microfono sotto l'ascella. Era effettivamente sotto l'ascella, come hai fatto? Sono abbastanza esperto. Come ti stai vivendo questo domicilio forzato? Allora, sono praticamente preda di pulizie compulsive. Sì. Cioè, io ero igienista pure prima, quindi adesso non ti dico, ma la cosa bella è che ci pensavo oggi, mi sto sempre a lavare le mani, ma che cazzo me lavo le mani che non esco? Cioè, nel senso, perché mi auto-igienizzo, mi igienizzo da me stessa, cioè proprio la paranoia totale. Scusami Velia, c'è qualcuno che si sta lavando i piedi nel frattempo? Ah vabbè, io mi faccio la doccia almeno tutti i giorni. Ah, è importante le mani? Sì, no, ma c'è chi si fa la doccia e non si lava i piedi. Voi vi lavate i piedi quando fate la doccia? No, proprio li insaponate? Dipende se fai stand up o se fai cabaret. La differenza tra stand up e cabaret è quello. Cioè chi fa stand up si lava le mani, chi fa cabaret no. E poi sto facendo questo molto io in questi giorni. Che cos'è? I visitors? Che stai facendo? Cos'è? Mangi dei topi? Cos'è quella? Sto allenando i miei gatti. Vediamo. C'era per un periodo la notizia che anche gli animali domestici potevano essere positivi al coronavirus. Poi non so se quella notizia è stata confermata o è stata smentita. Anche questo. I pipistrelli? No, i pangolini. Anche i cani, anche a Hong Kong a un certo punto era uscita la notizia che un piccolo cane era stato. Ah sì, un cagnolino molto carino. C'è la foto su Repubblica, era di un cagnolino molto carino. E diceva che era stato infettato dal coronavirus anche lui, è vero. Però sì, capire quello che mi è parso quello che mi è parso di leggere dopo è che in realtà poteva capitare in casi estremi, ma comunque poi lo tengono per loro e non lo ripassano ad altri esseri. Sono gelosi dei loro virus, giustamente. Ovviamente, ragazzi, ricordo anche a voi che se ci dicono che è stata smentita, intanto i commenti ci dicono che è stata smentita, e Adriana ci segnala che sul sito della Regione Lombardia la mascherina è consigliata a tutti. Sì, tanti ci confermano che la notizia del cane è stata smentita, meno male, meglio così. Ovviamente ragazzi vi ricordo che se volete sganciarvi dalla puntata potete farlo in qualsiasi momento, qui l'uscita è libera anche senza domanda, anche perché alla peggio vi faccio una domanda personalizzata. Sono le 22:44, abbiamo ancora un quarto d'ora, 20 minuti di diretta e stavamo prima tipo un'ora fa affrontando un tema che ci eravamo segnati con Francesco da affrontare, cioè che cosa si mangia durante un periodo di domicilio forzato, se vi state buttando sui surgelati oppure state cucinando anche delle leccornie con i vostri amici o familiari. Io partirei da Francesco De Carlo. No, Francesco De Carlo fa un'alimentazione, ragazzi, che fa schifo, cioè pasta e basta, cioè non posso parlare di queste cose perché adesso sto a casa, chiudo con voi, finisco il whisky e mi mangio un gelato. Cioè, no, ragazzi, io non esco vivo da sta situazione perché prima
prima uscivo le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Sì, e questo è il problema. Io prima uscivo, andavo al ristorante, mangiavi un po' di carne, di verdure. No, adesso sarà solo gelati, surgelati. Io invece l'ho posto. Io allora, mo vi spiego. Io detesto cucinare, ok? Invece ho fatto una super spesa pazzesca 10 giorni fa, ho riempito il frigo, il freezer, tutto quanto, e sto imparando a cucinare. Vi posso fare l'elenco delle cose che mi so cucinare? Sono tanto fiera. Guarda, cioè, pensavo... ne parlavamo. No, sono fiera perché un tempo io parlavo con i miei e mia madre mi diceva, ma ti sei cucinata qualcosa? Adesso la chiamo io, mamma, allora ho cucinato. Allora, sentite che ho fatto, mi sono fatta il risotto con i funghi porcini, le mezze maniche col broccolo e la pancetta. Il minestrone, vi posso dire tutti gli ingredienti del minestrone, che è una cosa che mi piace un sacco, mia madre lo faceva sempre. Guarda, siamo passati da 1200 spettatori a 8, vedi tu. Però siamo... è bellissimo, perché nel minestrone, se non c'è il sedano, non viene buono, capito? È guarda, io ho il frigo pieno di odori, gli odori, voi li comprate gli odori, è fondamentale, gli odori. Francesco ha la scarpiera piena di odori, invece io, ne fa un vanto. Io sto diventando una massaia, a me mi serviva il coronavirus, io sono diventata una vera donna, voi non vi rendete conto, a casa a fare i minestroni, cioè sono veramente... Come felice. Si fa a vedere la diretta, Francesco? Pensa, preferisce guardare altro piuttosto che ascoltare dei belli. No, perché... volevo vedere... Per dare la no, ero la diretta, no, perché siccome l'ho condivisa sulla mia pagina, ho comunque un'immagine davanti. esatto. Come si rimuove Giovanni, questa diretta? Giovanni, fidati, ti scrivo in privato la lista degli ingredienti. Guarda, ti farai un minestrone che non hai... No, non ti posso invitarci. Si voleva vedere la diretta del Presidente del Consiglio. Pur di non vedere, esatto, no, dove si fa... Ecco. No, non ci sono. Allora... 30.000 visualizzazioni, va bene. Ma i collegati, dove li vedi i collegati? I collegati io li vedo da un apparecchietto che sta qui vicino al mio monitor. Ma ragazzi, è il momento del cambio. C'è un avvicendamento da fare, quindi vado a lei. Questa mi fa schifo come domanda, ve ne leggo un'altra. Si parla di cabaret. Attenzione ragazzi, si parla di cabaret, quindi questa secondo me un po' la sapete tutti. Qual è stato il più famoso personaggio del cabaret di Max Pisu? Max Pisu, qual è stato il più... Giovanni? Allora, Tarcisio. Tarcisio, Giovanni, mi spiace, sarai tu ad abbandonare questa puntata di Tutti a Casa. Grazie mille per aver partecipato. C'è qualcosa che vuoi lasciare in eredità a noi altri? La condivisione sulla mia pagina. Ah, pensavo la panca. Ma la cosa bella è che prima, quando, cioè, che ne so, saluti qualcuno, dice vuoi promuovere delle serate, quali saranno le tue prossime date, non abbiamo un cazzo da fare, ragazzi. Non c'è abbiamo da promuovere. Guardate, vi sto scrivendo la lista degli ingredienti in chat. Poi a me mi scrivono adesso qualsiasi cosa pubblico, anzi volevo fare un appello, cioè qualsiasi cosa pubblico con scritto stiamo a casa, mi dicono comodo tu che c'hai i soldi, che stai a casa, io devo andare a lavorare. Però io lo scrivo dal lavoro, stiamo a casa, capito? Quindi ormai è andata così. Giovanni, passa, stavo per chiamarti per cognome, come alle medie. Giovanni, passaci a trovare quando vuoi, noi siamo qui alle 9:30, grazie mille, un abbraccio, grazie per essere stato a con voi, noi. Ciao, ragazzi, buon domicilio ciao. Forzato anche a te. Ciao. Aspettate che però ho sganciato Velia invece che Giovanni, eccola qua, Velia è tornata. E facciamo entrare subito qualcun altro. Ci sono un paio di persone che vorrebbero fare due chiacchiere con Gemon. Quindi Gemon, resisti ancora qualche minuto, lo so che vorresti ingoiare un istrice, ma se mi dai un secondo ti faccio... Come del resto fa tutte le sere prima di addormentarsi. Esatto, ti faccio parlare. Ci bene alle corde vocali. Esatto. Con una persona che era stato richiestissimo dai nostri telespettatori. Ovviamente stiamo parlando di chi? Come del resto fa tutte le sere prima di Di uno che è anche del festeggiato. Evidentemente in ritardo. Io me l'avevo dimenticato. Sì, aspetta, le cuffie. Valerio. Ero distratto. Valerio Lundini, signore e signori, Valerio Ciao. Lundini. Non lo vedo. Eccolo, è bello come Ciao, il sole. Ciao Chiara Galeazzi, ciao Gemon, ciao.
Francesco Lancia e perché no De Carlo. Continua, non mi benvenuto. Stavi già dormendo tu, Valerio? No, eccolo. Vi stavo seguendo e posso testimoniarlo dicendo anche le cose che avete detto. Giovanni Vernia ha detto che gli dicono facile te che c'hai i soldi. Gammon si è detto interessato a un libro di Chiara Galeazzi su umorismo. Velia Lalli invece a un certo punto ha parlato di una cosa che ha fatto diminuire il numero degli ascoltatori. Scusami, ma visto che sei un musicista, dovresti farci il riassunto della puntata in musica in qualche modo, o sbaglio? Allora, sì, lo posso fare, mi serve giusto uno strumento, il pianoforte a quest'ora Valerio, ma che ti frega? Ma no, ma poi metti che sveglio qualcuno, comunque... io volevo dire un aneddoto. Velia Lalli, tempo fa, io dovevo scrivere una cosa a una persona, mi sono sbagliato e l'ho scritta a Velia Lalli. Era una cosa, fortunatamente io... ragiono sempre come se quello che scrivo fosse pubblico e quindi evito sempre cose tipo te sdereno, così. Però ho scritto una cosa a Velia Lalli, non mi ricordo cos'era, era tipo come hai risolto quella cosa, però non ci eravamo mai sentiti prima io e Velia. Tu ti ricordi di che si trattava, Velia? No, non me lo ricordo neanche io, quindi evidentemente non era scabroso. Però ti confesso. È il segnale che abbiamo perso anche sembrava, gli ultimi. È il segnale che cioè abbiamo che perso anche che gli ultimi. La stessi prendendo larga. Niente, non c'è. Dici, Fra? C'è un po' di ritardo. È il segnale che abbiamo perso anche gli ultimi 8 spettatori. Questo era il segnale d'allarme, quindi adesso siamo purtroppo a zero. Ma solo 8 ne erano rimasti. Ne erano rimasti 8 e adesso anche quelli sono andati via. Col fatto che non siamo in TV, ma siamo sul www, non dobbiamo aspettare domani per sapere l'ascolto. Lo vediamo live. E lo vediamo subito. E in questo momento sono rimasti Mario, Luigi, Franca e Renato, che però credo sia un nome finto. Mario, Luigi, la principessa Peach e Wario sono rimasti. Esatto. Valerio Lundini, perché non fai una domanda a Gammon? Gammon... Allora, ci sentiamo 5 volte al giorno. Scusami, Valerio, ma mandami un WhatsApp come hai fatto con Velia, fingendo che stai scrivendo a un altro. Dai. Sì, guarda, una volta una persona mi ha scritto una volgarità che non dico perché questo programma, secondo me, merita anche di essere da prima serata. Una cosa tipo: preparate che stasera mi ti eccetera, eccetera. E poi era una gag, cioè tipo: sono io. Però io credo che questa tecnica si cominci a usare molto spesso, cioè mandare delle oscenità per sbaglio a degli amici o dei conoscenti per poi dire te l'ho fatta. E non lo so, sto pensando che potrei adottarla. Ma chi è che scrive queste cose a qualcuno? Ad esempio te. Ma io? Ma soprattutto chi è che scrive te l'ho fatta? Te l'ho fatta sempre perché io voglio che Francesco Lancia finisca sul TG1 per una cosa positiva, che non sia ha creato un format di volgarità. Siccome te l'ho fatta è, non lo so, un modo carino per dire... Ragazzi, sono un po' incasinato perché io stavo guardando sia Skype sia la diretta Facebook, e la diretta Facebook possiamo dire che è una differita di 6 giorni fa. 6 giorni, cioè, sì. Su Facebook in questo momento c'è ancora Edoardo Ferrario. Sì. Facebook stanno vedendo la conferenza di Tito Stagno che annuncia lo sbarco sulla Luna. Lo sbarco sulla per Luna. Per darci un'idea di quanto e sia in ritardo. Stanno 6 comici pure là del tempo che fanno la stessa. Abbiamo mai pensato di fare la conferenza di Tito Luna che parla dello sbarco sullo Stagno? Guarda, io direi che domani prepararla. possiamo prepararla. Domani ci proviamo. Valerio Lundini si prepara per questa cosa. Domani ci porterà un audio, un video. Lo sbarco sullo Stagno di Tito Luna. Beh, sì, basta doppiare quello di Tito Stagno, cambiando le parole, tipo la prima rana. Senti, no. Farmi una domanda? No, Chiara Galeazzi. Faccio io la domanda. Puoi chiedermi qualsiasi cosa. Chiara Galeazzi, perché l'umorismo sul duce fa ridere a noi romani e non a voi milanesi?
Perché lo frequentate di più, evidentemente. Ok, grazie. Questa è stata questa la, è la domanda... risposta che mi hai dato tu, comunque. Riassunto ragazzi, mezz'ora di puntata. Mi ha invitato a un podcast dicendomi come mai a Roma c'è questo umorismo sul duce. Come mai a voi romani fa così ridere il duce, era la domanda. Ma non lo so, guarda. Stavo pensando ragazzi, tutto... ci avete mai fatto caso che in zona rossa possiamo tranquillamente fare del vile campanilismo sulle altre città perché tanto non possono venirti a menare? È bellissima vero. Questa cosa. Cioè possiamo parlare malissimo di tutte le città perché tanto fino a maggio, aprile-maggio non possono muoversi e ormai da aprile-maggio, quando è aprile-maggio si sono scordati tutto ormai. Quindi se volete dire una cosa brutta su una città, credo che questo sia il momento. Sui lucani. Ah, bravo Valerio Lundini, quindi ti stanno antipatici i lucani. Ce l'avevi proprio qua, ti stanno io no. Cazzo. Allora, finalmente mi sono tolto questa cosa sui lucani. Che me la sono sempre tenuta qua per paura che venissero a picchiarmi, ma adesso non possono. No, se domani fermano dei lucani con l'autocertificazione per dire che sono venuti a picchiare Valerio Lundini a Roma, fanno notizia. È il loro lavoro venire a menarti. Saluto tutti i lucani che amo. Ma, i lucani, Lucani la band. Valerio, dimmi, scusa, Velia. Ma... almeno i lucani le capiscono le battute sul duce o sono come i milanesi che non, proprio non ce la fanno? Ma guarda, secondo me le capiscono tutti perché non sono battute, è semplicemente nominarlo a casaccio in dei discorsi e quello per noi già è umorismo, ma anche il pezzo più bello dello special Netflix di Francesco De Carlo è quando lui inneggia il duce. Io ho preso solo quell'estratto e ho detto guardate questo special di questo mio amico di estrema destra. Allora signori, l'ultimo cambio della puntata, chi la sa se ne va e la domanda è la seguente, mi raccomando rispondete molto onestamente, di che colore sì. Chi la sa se ne va, tanto siamo in chiusura, è l'ultimo cambio, c'è una persona che vuole entrare per un saluto, di che colore sono le corna del camoscio ragazzi, di che colore sono le corna del camoscio, chi la sa se ne va, arroni, no, ocra, no, camoscio, non lo so, beige, no, però... beige. No, neanche, ocra. Neanche Francesco, tu la sai? A righe. Non ho idea. Stai schivando. Non ha le corna. No, erano nere, quindi non lo sa nessuno. Mi è piaciuta però la risposta. Erano nere, poi adesso sono quasi tutti estinti. No, non è vero. Però sono squisiti. Quale gioco da tavola prende nome da un falco tipico dell'Inghilterra, ragazzi? Chi la sa se ne va? Monopoli. No, è un gioco English Falcon. Cretino, no? È un gioco che si fa con le schicchere e con i calciatori. Subuteo. Il subuteo! Se ne va Gaemon che indovina, purtroppo. Oh. No, se ne va Gaemon. Ma che cazzo di nome di falco è? Ma come il falco subuteo? Credo sia il falco subuteo. Se volete Gaemon, prima di siccome non sia mai che tu te ne vai con No, aspetta, perché poi io non mi va che adesso aspettate. No, io comunque andrei perché vorrei fumare una sigaretta, ma non vorrei farlo qui perché anch'io vorrei che questo programma finisse in prima serata. Allora, Rai. Come leggete, come sono leggete, con te, Chiara. Ragazzi, il falco subuteo di piccola mole e forme slanciate è dotato di ali piuttosto lunghe e sì, distribuito in Europa e nel continente asiatico. Ho imparato una cosa, me ne vado contento, cioè esco soddisfatto. Grazie. Esco arricchito, ragazzi. Che bel momento. Ma chissà se De Carlo si ricorda di quando giocavamo a subuteo a casa mia qualche anno fa. Ma hai fatto il segno delle virgolette mentre dicevi subuteo? Sì, l'ho visto anch'io. Subuteo. Come no? Cosa? Che amarezza, mamma santa. Posso dire, sicuramente sarà stata una giornata prima virale. Lo so io che intendete. Bene. Voi quando dite subuteo, intendete il falco inglese. Scusate, ma Francesco De Carlo, hai detto prima virale? Hai fatto prima virale? Parola? Sì. Veramente di cattivo gusto. In ritardo è arrivata addirittura la rullata, pensato. Va bene, stiamo finendo drammaticamente in basso, quindi io direi grazie Gaemon, ti ringrazio per grazie essere stato qua. Grazie a tutti ragazzi. Grazie ciao, davvero ciao, di cuore. Ciao Gaemon. Francesco, ci sentiamo domani. Ciao. Ciao.
Ciao Gemon, ciao non, non tornerà mai più. È evidente, mi sembra chiaro che non tornerà mai più. Ma vabbè, grazie, grazie per essere stato qui. L'ultima persona che vuole aggiungerci, se è ancora sveglia, in realtà è una persona che c'era già stata, ma che voleva fare un saluto di collettivo. Vediamo se riesco a, riaggiungerlo. Nel frattempo correggo i nomi, perché Valerio Rundini, tu non sei Gemon. Mentre tutti adesso sono in... meno male che lui sono tornato incredibilmente alla buona ora. Eccolo qua. Eccoci tutti. Tutti a far vedere il libro di Saverio. Tutti. Mostro anche io questo oggetto, giusto per far capire che all'editoria noi ci teniamo. Edo, volevo dirti una cosa. Comunque guardate Carlo che fa finta di niente. No, ce l'ho lì. Io sono una star di TikTok. Io lo sto cercando un attimo. Perché ho visto rifare molto un pezzo della puntata di esami di diritto privato. Quella, se non sbaglio, quella con i Borelli Romani, quella quella la parte molto volgare, posso dire. È molto volgare. Quel pezzo lì. Ma perché come al solito sono il sesso, la violenza e i monologhi di Francesco De Carlo che vendono su TikTok. Sono le tre cose che funzionano meglio, sono sempre quelle. Sì, esattamente. Edoardo. Sì, dimmi Valerio. Stai attento a parlare di TikTok perché l'ok boomer è dietro l'angolo. Io non ho detto una parola, infatti. Ho detto soltanto... No, perché c'è... Francesco è una star di TikTok, a proposito di ok boomer. È lui che comunque su TikTok è una star da un miliardo di follower. Tra l'altro quella cosa è bellissima, quella cosa di Francesco De Carlo che viene... Valerio, come si può monetizzare questa cosa? Allora io vi dico una cosa, non ho mai usato TikTok, cioè mi sono scaricato TikTok per conoscere le cose che esistono nel mondo e ho creato un account solo per provare a fare dei montaggi video, mai usato, mai seguito nessuno, adesso che ne state parlando mi è comparso Raffaele Ferrutti e ha iniziato a seguirti su TikTok. Quindi adesso ti seguo. Il modo migliore per monetizzare TikTok è fare tutto ragazzi, in casa. Ho già un follower su TikTok, il che significa che è un miliardesimo di una qualsiasi persona iscritta a TikTok. PJTG, leggiamo un po' di commenti. Ci scrive: chiamatela Catuzzi, lo abbiamo già fatto, è senza internet Martina, quindi l'abbiamo chiamata ieri, ci ha mandato un video e al quale abbiamo risposto, ci faceva delle domande, abbiamo risposto. Sono le 11, momento della storia peggiore per non avere internet. Siamo vicini a Martina Catuzzi, andiamole a casa a fare degli spettacoli, ma non si può fare neanche questo, quindi Martina, ti siamo vicini. E che dobbiamo fare? Preghiamo per lei. Daniele Angeli ci scrive: Lundini, ti è ripartito il Mac? Ed effettivamente mi è ripartito il Mac, ringrazio De Angelis. Ringrazio. Ma l'hai portato a riparare o è partito da solo? L'ho portato con la mascherina da un signore che ci sono in assistenza. L'assistenza Mac è aperta anche per queste situazioni come quella di oggi. Io vi dico la verità, non sono, fino a ieri ero tranquillissimo, oggi un po' il discorso di Conte, un po' la ragazza iraniana che si è collegata con noi prima, no sul serio, mi ha veramente preoccupato, ma io sono ancora ottimista. Allora, io ho visto che il Corriere della Sera aveva pubblicato una risposta ad una domanda, cioè fra le varie domande, le frequently asked questions, posso uscire a fare una passeggiata? Il Corriere della Sera diceva sì. Potete uscire, però non potete uscire con i figli, potete uscire da soli, eccetera. Dopo stasera si può uscire a fare una passeggiata? Questo è quello che stiamo pensando tutti. Ma poi mi piace questa cosa di lui che c'ha il problema della passeggiata, capito? C'è gente che... Mi permetto di dire che credo che poi verificheremo ovviamente, però penso che abbiano la novità sia che hanno chiuso degli esercizi commerciali sostanzialmente, che prima erano rimasti aperti. Sì, i bar. Sulla passeggiata. Cioè, penso che se tu vuoi andarti a fare una corsa nel parco, puoi andare a farlo. Quello credo, si può. Però non è chiaro da quello che hanno detto. Ieri era così. Non solo in casi di estrema necessità. No, in realtà si può. Basta non andare in assembramenti, insomma, in gruppi di persone. Da soli ci si può muovere. Poi voglio chiarire, per me la corsa non è mai stata un'estrema necessità. No, sia chiaro comunque, esatto. No, però era per capire la situazione. L'unica... Come te la stai vivendo, Velia? Come sta andando? Ah, bene, guarda, stavo raccontando che sono diventata una gattara massaia più che mai, veramente una amarezza proprio. Cioè. E sotto casa mia c'è un parco che è sempre deserto e che invece adesso è pieno di gente, cioè dall'ora di pranzo fino a che fa buio, è pieno di persone che fanno ginnastica.
oggi stavo quasi per scendere, poi, per carità, non tiragli un gavettone. No, non me la sono sentita. No, l'unica, secondo me, se veramente non si può neanche andare a fare la passeggiata, è prendersi un cane. Cioè, con la scusa che la porti a cacare, dici, sì, vabbè, devo scendere. O avere, forza, o avere so, un fidanzato, io, in continenza. Però devi farti tornare i gatti per un cane. Devi io oggi sono con Amazon, non puoi andare a comprarlo il cane. Sì, esatto. È complicato. Vabbè, non è Amazon Dogs, infatti, no? Sì, servizio, hanno fatto dopo Valerio, now. Stavi dicendo? No, che io oggi sono uscito di casa per motivi di salute, cioè nel senso per prendere dal dottore altre medicine che mi servono. Certificazione, ok. Però mentre andavo per strada, oggi c'erano molte più persone di ieri che ero sceso per fare la spesa e ho visto che c'è un negozio di cornici che era aperto. Cioè un negozio che vende le cornici per i quadri. Era aperto. Vabbè, stai a casa, cerchi di arredartela, no, ti fa due cornici nuovi. Cioè. Io dovrei comprare due cornici, tra l'altro. Non so, cioè, se... le esigenze primarie, quindi, ancora fino a oggi c'erano, cioè le cornici e le cornicette. Poi, quando cominceranno a chiudere anche quelle, ragazzi, io non lo so. Cioè dei... Per quanto, guarda che un quadro incorniciato male ti devasta la quarantena, eh. Devasta la quarantena. Devi stare tutto il giorno a guardarlo. No, ma io sono d'accordo, io sono perfettamente d'accordo, teniamo... Sì, sì. Teniamo aperti i cornicciai, perché ovviamente se neanche più i quadri puoi guardare, è la fine. Allora, se ne togli pure quello, se allora, ne togli. Allora, ragazzi, scusate, intanto il teniamo nostro... aperti anche i sexy shop. I nostri commentatori su Facebook si dividono a metà. C'è veramente grande confusione. C'è chi dice no, 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 non si può correre. Sì, sì, si può correre, ma da soli. Si può correre solo sulle mani, questa credo sia improbabile. Però c'è molta confusione, non si capisce. Quindi il suggerimento è quello di... vedere domani il sito del ministero, esatto, e i vari telegiornali, perché non vi fidate di sei deficienti che cercano solo di intrattenervi e non di dare notizie vere. No, no? Ti ho mandato il video di una giornalista, se hai visto, su WhatsApp. Non lo puoi mettere? Non perché credo. Chiarisci. Non credo in questo YouTube, momento. È su YouTube. Ma quanto dura? 7 ore e un quarto? No, non ce la facciamo. 30 secondi. Dura. Dura tre. Vabbè, ore. Ma è una stupidaggine. No, mi pianta tutto, fra, quindi non riusciamo a farlo. Okay, in questo momento. Siamo ma è quel video della. Ma Francesco, è quel video che mi hai mandato della giornalista con la bufera di neve che le arriva lo stop in faccia e bestemmia? Perché l'abbiamo visto quel video. Ma sarebbe pure un po' fuori luogo in questo. Infatti, dovrebbe... ho pensato che c'entra quella cosa con la situazione con cui stiamo vivendo. Quella del pesce. Quella del pesce è la cosa più bella mai successa. Ma scusate, visto che io sto nel mio momento massaia, i panni si possono stendere fuori? Cioè almeno è controversa questa cosa. Io credo che la gente venga qui non, sicuramente non per trovare risposte, ma neanche per trovare domande. Ma cioè... non possiamo chiamare il ministro Speranza e invitarlo qui a tutti a casa. No. Ministro Speranza, ma questi panni io dove li devo mettere? Perché io gliela chiederei questa cosa. No, è una domanda comunque... che interviene. Allora ragazzi, non lo so, mentre cerchiamo il numero del ministro Speranza, io direi che siamo arrivati quasi alla fine perché è già 1:40 che trasmettiamo, quindi direi che stiamo per chiudere. Vi volevo far sentire un fenomeno che comincia ad avvenire, perché siamo alla terza serata di Tutti a Casa, ma già ci sono dei fan che ci cominciano a mandare delle cose dicendo «Oh, mandate questo video durante la trasmissione», diventando una specie di talent anche, oltre a cazzeggio tra noi. E io lo faccio, ragazzi, quindi... mando questo video che ci è arrivato, vediamo se ci piace o non ci piace. Credo che sia un centone, una cover, però almeno credo sia suonata bene. Guardate. Lo sai che il coronavirus se lo prendi ed esci 2 o 3, lo prendono in 1000. Si vede che non hai trovato la mucchina ed ora piangono le tue bombille. E adesso tu vuoi prendermi la mano, facci piano e stai in metro da me, che il virus fa scintille. E ne approfitti.
approfittiamo anche in questo modo per mandare a Calcutta l'invito di venire a tutti a casa. Lui era Alessio Granato, che salutiamo e ringraziamo. Se volete inviarci dei video, lo potete fare a una mail che non abbiamo ancora, ma che in qualche modo creeremo presto. A questo punto le cose sono clamorosamente in divenire, però fatelo, perché magari nei momenti in cui io devo aggiustare qualcosa di tecnico, tipo adesso, mettiamo un video e ci godiamo il vostro talento in pillole. Ragazzi, dimmi. Tra fan di tutti a casa ci ha mandato una cosa, l'ho mandata su WhatsApp, una foto, se riesce a metterla in mezzo forse per la nostra campagna. Ieri me l'ha mandata, gli effetti del DPCM. Allora, se intanto tu cominci a salutare, Francesco, ci salutiamo con allora, quella immagine. Vado a salutare Velia Lalli, ecco. Grazie. Vuoi promuovere qualche data, qualche spettacolo che stai facendo nei prossimi giorni? Come nato? Io lo sapete, ormai sono ricetta del minestrone, basta, è finita. Dai, saluta sotto di te Valerio Lundini, così facciamo a giro. Ciao, ciao Valerio Lundini. Ciao Velia. Alla prossima, ci grazie, sentiamo in privato invece. Per cose equivoche. Ci sentiamo in DM. Valerio, vuoi dire qualcosa? Alla sì. Mia sinistra, Chiara Galeazzi. Ciao Chiara. Io non so da che parte sei rispetto a me. Qua. Ma infatti qua. Io vi vedo tutti scombinati. Io vi vedo tranquilli, tutti scombinati. Io ho la situazione sotto controllo. Alla mia sinistra qui c'è Chiara Galeazzi. Chiara, se vuoi fare la stessa cosa, tu alla tua sinistra hai Edoardo Ferrari. Se vuoi essere più sicura, vai sul sopra, che c'hai di nuovo Francesco De Carlo. Ci vediamo nella Francesco 5. De Carlo. In questa maniera. Ciao Edoardo Ferrari. Ecco, bravo. Ciao Chiara Galeazzi. Ciao. Ciao Francesco, Lancia, non lo saluta nessuno. Non vi preoccupate, Francesco. Io sono qua, sono qui in alto a... No, dall'altra parte. Esatto, è lì qua. Francesco, fatemi dire una cosa. A tutti i comici, cantanti, buffoni, persone serie, giornalisti, chi ci vuole seguire, ci vuole fare compagnia, facciamoci compagnia, stanno nascendo tantissime iniziative come questa che sono importanti e fondamentali, tanto non ci abbiamo un cazzo da fare, raga. Cioè, quindi stiamo insieme, condividete e niente, lavatevi le mani. Posso dire una cosa io invece seria? Mi hanno scritto in tanti per parlare del fatto che su gofundme.com c'è una raccolta fondi per lo Spallanzani, che è molto importante, quindi su gofundme.com, perché va benissimo restare a casa, però bisogna anche agire, quindi donate, doniamo. E ringraziamo Gemon che ci ha già mandato Ottimo. Il numero di una persona dello staff di Calcutta, che quindi magari riusciremo a avere in uno dei prossimi giorni. L'immagine che Francesco... Ah, intanto non vi siete accorti durante la presentazione che Velia Lalli ha tossito. Chi è che ha tossito adesso? Anche Valerio. Ah, mi dispiace Valerio. Allora abbiamo visto il virus. Ma no, ma mi è presa una forma lieve. Mi è presa una forma lieve. Madonna, comunque il medioevo ormai veramente. Al primo colpo di tosse si tirano fuori i fucili, veramente è fatto questa cosa. L'immagine che Francesco teneva tantissimo, ma proprio no, l'ha mandato una fan. Tu dicevi chi ci mandano le nostre fan, i fan di tutti a casa. I fan di tutti a casa hanno mandato delle cose, allora, tra queste io sono convinto che l'abbia fatta tu, ma va bene, no, se tu dici se no tu... perché l'immagine che è questa, cosa ha mandato, dai, vediamo Rocco Casalingo, gli effetti del DPCM, no, ancora Casalingo. La cosa di ieri a me ha fatto molto ridere, molto bello Rocco Casalingo, bellissima. È una cosa importante, sembra un piccolo gesto, ma secondo me è molto importante. Significa tanto, peraltro è la migliore battuta di Francesco De Carlo che abbia mai scritto, quindi comunque teniamocela stretta e diamogli il credito che merita. Dai ragazzi, siamo arrivati veramente uber lunghi, quindi vi diamo appuntamento a domani, sempre alle 9:30. Se vi è piaciuta questa diretta, condividetela anche, poi la trovate anche su YouTube, perché le stiamo mettendo anche su YouTube, purtroppo non in diretta, ma con un giorno di ritardo. La trovate anche su YouTube, mi raccomando. Condividetela, così che siamo sempre di più e riusciamo ad arrivare sempre a più persone. L'obiettivo è quello di dire un nome e poterci arrivare in pochi passaggi. Quindi vogliamo Conte? Avremo Conte, però non ancora, magari fra piano, un po'. Okay. Piano. Grazie piano a tutti ragazzi, buonanotte, mi raccomando, continuate a seguirci. Ciao buonanotte. A Saverio. Ah, ciao, scusate, linea Saverio Raimondo sulla linea sua Saverio. Pagina Saverio. Ci vediamo lì, ciao. Ciao. Ciao.